Ci troviamo con Luca Rossetto, presidente del Consiglio di amministrazione di SEAB. Il 28 verrà presentato ai soci il bilancio e per la votazione, chiaramente. Un bilancio positivo. Oggi vi abbiamo visto sorridenti e soprattutto anche il 21 ci sarà l'omologa del concordato preventivo da parte del Tribunale. Sì, un traguardo del territorio, un traguardo di lavoratrici e lavoratori, dei sindaci, insomma un lavoro corale di un'orchestra che magari qualche volta non è andata sincrona, ma che alla fine ha concluso questo percorso, questa fase del percorso aziendale in modo robusto e positivo. Una società che era inclinata ad andare verso un fallimento, oggi è stata risanata ed è un'azienda che ha buonissime possibilità per il futuro. Assolutamente, era l'auspicio, era il mandato che avevamo ricevuto e che avevamo accettato volentieri. Io, come dico sempre, finché non vedo il decreto firmato dal giudice non è nel sacco, però dovrebbe essere una cosa sulla quale anche il commissario giudiziale si è espresso positivamente, traguardo raggiunto. Il vostro mandato si conclude, arriverà un consiglio di amministrazione nuovo che avrà comunque un grosso onere, continuare la strada che voi avete impostato. E migliorarla in quelle parti nelle quali non siamo riusciti ad intervenire per una questione di priorità o anche per una questione di limitatezza della nostra visuale. Quindi io credo che quando arriva una squadra nuova, la squadra nuova porta delle cose nuove, quelle buone, vecchie le terrà e ne aggiungerà delle altre. È stato fatto un risanamento a 360 gradi, non solo dal lato finanziario, ma anche proprio dal lato operativo. Sono aumentati i dipendenti, sono diminuiti, diciamo, in proporzione il costo del personale. È stata veramente dedicata attenzione a tutta l'azienda. Quello che è stato fatto è stato un ordinario turnaround di una medio-piccola azienda di utilities, niente di meno, niente di più. Con noi l'avvocato Basso si è occupato soprattutto della parte legale di questo concordato preventivo. L'avvocato Basso onestamente ricorda sempre di avere una tessera di partito in tasca, però è stata proprio una classe politica ad aver raso al suolo SEAB. Ma io non voglio dire che sia stata una classe politica ad aver raso al suolo SEAB. Ci sono state sicuramente responsabilità di natura politica che io non posso nemmeno intendo indagare, perché sarebbe completamente fuori luogo. Quello che piuttosto preferisco evidenziare è che a un certo punto la politica ha deciso che era ora in qualche modo di cambiare il passo, e se non ci fosse stato un impulso politico in questo senso, questo consiglio d'amministrazione non sarebbe mai esistito. Ora, col cambio di guardia, sta alla politica riprendere la guida di questa società, ricordandosi che il concordato preventivo, che sarà con ogni probabilità presto omologato, dovrà essere eseguito. E che quindi non si potrà sicuramente abbassare la guardia. Oggi il nuovo consiglio d'amministrazione si può dire che avrà tutti gli elementi per non abbassare la guardia, ivi compreso un direttore generale che agevolerà enormemente il passaggio delle consegne. Quindi credo che le premesse per poter sviluppare e portare a termine il lavoro di questo consiglio d'amministrazione ci siano tutte.